Un progetto importante che nasce all'interno di un altro progetto che si chiama Arte Insieme, Culture e Culture Senza Barriere, che è una grande manifestazione che il Museo Mero porta avanti da diversi anni con il liceo artistico Mannucci di Ancona e con l'Associazione Regionale degli Insegnanti di Sostegno. Questa manifestazione che è giunta con l'edizione di questa primavera inoltrata, la sua quarta edizione, è nata nel 2003 che era, se lo ricordate, l'anno europeo del disabile. Siamo giunti alla quarta manifestazione e questa quarta manifestazione ha avuto una svolta molto importante, perché non abbiamo coinvolto solo le scuole, in particolare i licei artistici, i quali hanno aderito tutti, da quello di Urbino che sta più a nord fino a quello di Ascoli che sta più a sud. Hanno aderito questa volta anche i musei, in particolare i musei di arte moderna e contemporanea, ai quali era stato chiesto appunto di aprirsi anche alle esigenze delle persone, dei pubblici non standard, no? Dei pubblici che hanno delle esigenze particolari e che spesso, proprio perché hanno delle esigenze particolari, queste esigenze non vengono soddisfatte e quindi sono costretti a restare ai margini della cultura. No? E anche qui abbiamo avuto una forte adesione, proprio da cominciare dalla galleria appunto d'arte contemporanea Osvaldo Lucini di Ascoli, salendo verso nord voglio ricordare la Fondazione Pietraia dei Poeti di San Benedetto del Tronto, Palazzo Ricci di Macerata, il Museo Antico Tesoro Santa Casa di Loreto, la Pinacoteca Civica di Ancona, la Pinacoteca Civica di Biesi, poi la collezione Walter Valentini del Museo dei Bronzi Dorati di Acqualagna, nonché di Perdola, scusate, nonché la collezione di arte contemporanea di Acqualagna. Quindi insomma una bellissima rappresentanza, no, della cultura, dei linguaggi artistici contemporanei delle Marche. Ma non solo, abbiamo avuto anche delle adesioni fuori regione, mi piace dirlo, hanno aderito la Galleria d'Arte Moderna Palazzo Reale di Milano, ha aderito il Marte di Trento e Rovereto, ha aderito il Maxi di Roma, quindi insomma cose molto importanti. E noi abbiamo avuto la possibilità di collaborare con il Ministero per le Attività Culturali per questa edizione, il quale ha sposato il progetto e ha fatto sì che questo progetto marchigiano, che già si è comunque esteso di fuori dei confini marchigiani, diventasse un progetto pilota, con il fine di renderlo poi nazionale nella sua prossima edizione del 2013. Quindi diventerà una biennale, attenzione, Culture e Culture Senza Barriere, nazionale. Avremo sempre un artista testimonial ogni volta, quest'anno è stato Walter Valentini, il quale ha donato con generosità due bellissime terrecotte al Museo Mero, proprio per sensibilizzare, la società rispetto alle necessità di alcune categorie di persone di fruire l'arte. La Galleria Licini, che è probabilmente la situazione più difficile, perché la Galleria Licini attualmente ospita una collezione prevalentemente di pittura, quindi bidimensionale, cioè di quanto più lontano dalle possibilità di conoscenza delle persone non vedenti. Ma ciò non significa che la persona non vedente non debba conoscere anche questa espressione importante della nostra cultura, no? Soprattutto poi la gente del posto, quando ha degli artisti importanti, famosi, deve conoscerli, no? E questa è una possibilità per avvicinare anche i non vedenti alla conoscenza dell'arte pittorica di grandi artisti del Novecento, come Osvaldo Lucini. Il fatto che si sia pensato di avvicinare l'arte pittorica alla disabilità visiva, guardate che è una cosa è una cosa assolutamente ardua. Forse all'inizio il pensiero si sarebbe ritratto a questo tipo, a questa possibilità. Invece, attraverso la descrizione, ma soprattutto anche attraverso alcuni accorgimenti di rendere tattile, tridimensionale, con basso rilievo, su plastica o su carta, le espressioni che si possono rappresentare in modo che possano essere fruite anche da una persona non vedente è un fatto di grandissima sensibilità, perché l'amico Andrea Socrate diceva: nelle scuole dove ci sono i non vedenti noi facciamo in modo che gli insegnanti, il personale scolastico,
insomma, coltivi l'idea che anche i non vedenti hanno diritto e possano accedere a queste bellezze che l'ingegno umano produce. Qui nelle Marche abbiamo un gioiello unico al mondo, che è il Museo Tattile Omero, che è diciamo, il generatore di questa cultura dell'inclusione e di questa cultura dell'accesso, dove mai si sarebbe pensato prima di poter arrivare, no? E quindi noi siamo contenti, e poi la scommessa è ancora maggiore se pensiamo alla particolare natura della espressività artistica di Osvaldo Licini, che è, diciamo, che ha poco di figurativo. Cioè, siamo riusciti a realizzare questo intervento sfruttando, nel vero senso della parola, la capacità internazionalmente riconosciuta del Museo Omero, per poter fare in modo che tre opere molto significative di Osvaldo Licini potessero essere lette in un modo alternativo rispetto alla visione normale. E dunque tutti gli apparati che ci sono stati forniti grazie all'abilità dei tecnici del Museo Omero, intendo dire i volumetti scritti in braille, dove c'è anche la possibilità di toccare il rilievo dei dipinti, e soprattutto i tre pannelli costituiscono un strumento indispensabile per comprendere Licini attraverso tre opere che certamente non possono rappresentarlo in maniera integrale, ma che comunque rappresentano la fase più conosciuta e, devo dire, essendo la più conosciuta, anche quella più cara dal punto di vista economico di Licini. Abbiamo scelto appunto il grande angelo ribelle su fondo rosso, la grande malassuta su fondo blu e l'olandese volante, anche perché sono i dipinti di Licini che più circolano, essendo tra i più grandi dipinti dall'artista, più presenti anche a mostre nazionali e internazionali. È abbastanza raro riuscire a vedere tutti e tre contemporaneamente qui, come accade oggi. Credo che comunque si tratti di un'operazione importante sotto questo punto di vista, però dicevo, si è fatta anche una cosa in più, no? Voi sapete, le risorse del Museo Omero sono infinite, no? Siamo arrivati a tradurre, diciamo così, il dipinto in piccole sculture quasi a tutto tondo, più che basso rilievo, che sono quasi delle riproduzioni scultoree, no? Ora, evidentemente la scultura è un linguaggio diverso rispetto alla pittura, ma noi sappiamo che le traduzioni sono traduzioni, no? Come diceva Benedetto Croce, che è meglio una bella infedele che una brutta fedele. Quindi, questa è una traduzione in qualche modo, diciamo, che usa un linguaggio diverso da quello degli occhi, per quanto poi anche la scultura si guarda con gli occhi, insomma, no? Ecco, quindi diventa propriamente tattile. E qui voglio anche sottolineare la collaborazione che abbiamo avuto da parte di due giovani del servizio volontario europeo, che da alcuni mesi stanno collaborando con noi. Sono due ragazzi belgi, sono due scultori, e che ci hanno dato una mano e che hanno fatto questo lavoro con molta passione, direi anche con molta amabilità, no? Quindi, come vedete, se si mettono insieme tante forze e soprattutto tante volontà, poi i risultati alla fine si raggiungono, no? Quindi mi piace anche questa intenzione di portare avanti il discorso, di non ridursi così a un evento che poi si conclude in se stesso, ma a un'opera che diventa di diffusione, di divulgazione, possiamo dire anche di educazione all'arte, che riguarda ovviamente i bambini, gli alunni, i ragazzi delle scuole, ma riguarda anche gli adulti, perché per quanto riguarda i non videnti, per me tranquillamente che la maggior parte dei ciechi adulti non hanno avuto nessun tipo di educazione all'arte, no? E quindi si tratta di veramente di aprire un percorso, una strada, no?
E in ogni caso noi sappiamo che ci si può educare fino a 90 anni, quindi penso che possa essere utile e interessante anche per chi è esperto e magari non aveva mai riflettuto su questo.